Benvenuti ragazzi su Wargames per Passione per questo veloce unboxing di questa scatola di Black Powder Epic Battles. Devo ringraziare il professor Barbero per aver fatto venire a me e a mio fratello questa strizza delle campagne napoleoniche, quindi mio fratello, che ha sempre mal visto i wargame, ha detto però sarebbe interessante, e il buon vecchio Ace subito si è caffuddato in questa nuova avventura. Andiamo a vedere velocemente cosa c'è in questa scatola. È lo starter set con l'esercito inglese. Eccoci qui, abbiamo per prima cosa il manuale. Astutamente la Warlord ha messo il manuale in una busta protettiva e la ringrazio moltissimo, perché molte altre volte capita in manuali contenuti in scatole base che siano a contatto con le parti spigolose delle miniature e possano rovinare sia le miniature che sicuramente il manuale. Andiamo avanti ad aprire qui lo scatolo. Abbiamo qui il nostro manuale. È un manuale completo di Black Powder con una particolare attenzione alla versione Epic. È un bel malloppone di 250 rotte pagine, 260 pagine, decisamente pregevole. C'è tutto quello che serve, anche mappe per seguire la storia come si deve, cosa di cui la Warlord è molto famosa nei suoi manuali. E devo dire che non vedo l'ora di cimentarmi nella lettura. Io ho già la prima edizione di Black Powder. Abbiamo fatto l'unboxing, ma io sono pigro e non ho mai montato le miniature. Abbiamo qui una bella dose di cavalleria, cannoni. Non so se sto dicendo, ci sono i due tizi, ma non c'è il cannone, invece il cannone è qua. Cavalleria, cannoni, fanteria. Potete vedere, vediamo se mi mette a fuoco. Ecco qui la fanteria di linea inglese. Sarà un incubo dipingerli, vedremo, magari se riesco farò un video riguardo. Sono in 10 mm, perché secondo me una grande pecca sia del Black Powder base che anche di High Caesar o anche Pick and Shot è che, giocato in 28 mm, secondo me perde molto, perché purtroppo per fare una roba come si deve ti serve un tavolo esageratamente grande, mentre con questi puoi giocare anche su un tavolo molto più piccolo, dato che il manuale ti dice che se vuoi ha senso dimezzare tutte le misure, quindi il tavolo si dimezza. Abbiamo qui varie secchiate di fanteria. Secchiate su secchiate di fanteria, sono un sacco di unità. Dovrebbero esserci dentro anche i Rifleman. Vediamo se dovrebbero essere. No, questi saranno. Non so, io sono poco avvezzo a questo tipo di periodo storico e quindi sicuramente dirò qualche castroneria e strafalcione. Signor Barbero mi perdoni, ma purtroppo è così. Qui abbiamo tutto il bel malloppone di basette, altra fanteria e i dadi, che ormai potrei costruirmi una casa con tutti i dadi che ho usandoli come mattoni. Fanteria, una casupola in MDF con anche un mini tutorial per come realizzarla, che direi che ci sta di brutto. Una guida pittorica quelli là erano il 95esimo reggimento fucili ieri. C'è un po' di tutto. E una veloce guida di pittura e assemblamento. E infine, ultimi ma non meno importanti,
le bandiere che si possono staccare, tagliare e incollare per delle particolari sezioni di truppe, che sono queste qui, che come vedete hanno l'innesto per le bandiere. Molto bene, io spero che questo unboxing vi sia piaciuto, senza troppe pretese, spero che possa darvi un'idea di che cosa c'è in queste scatole e spero di riuscire a portare qualche video interessante a riguardo. Il mio buon fratello ha voluto fare i francesi di Napoleone, che avevo già aperto, eccoli qui, i francesi li hanno fatti in blu e così si può iniziare da subito a menar le mani senza iniziare con la pittura. Detto questo, da Ace tutto, buona serata e ci vediamo sui campi di battaglia napoleonici adesso.